È importantissima la comunicazione, la sensibilizzazione, anche perché parliamo di prevenzione, ma questa mattina siamo qui nella sede di una delle comunità terapeutiche più importanti della Regione Calabria, il Delfino. Quindi questi corsi di formazione che vanno a formare gli operatori, tutte quelle persone che hanno un contatto diretto rispetto a quella che dovrebbe essere la cura e la riabilitazione di uno dei settori delle dipendenze più sensibili, che è legato appunto all'abuso di alcol. L'obiettivo è quello di innanzitutto verificare qual è il livello di percezione. Bisogna capire il livello di conoscenza del fenomeno, della loro percezione, del loro approccio, e capire come possono cambiare anche dei paradigmi concettuali operativi per promuovere un approccio che è quello di una rete sociale che affianchi quella sanitaria, soprattutto in un discorso che serve a motivare la persona e la famiglia che hanno problemi di alcol e altre addiction per uno stile di vita diverso da quello per cui si sono conosciuti. È fondamentale, poi soprattutto bisogna anche capire che nella fascia giovanile fino ai 24-25 anni noi abbiamo una cabina di regia dei nostri comportamenti, che è il cervello, che se lo bombardiamo settimanalmente con alcol, canne, cocaina e anche giustamente gaming online o gambling fisico, il cervello a 25 anni è un cervello già profondamente disagiato, diciamo così. Se poi abbiamo ricoveri in psichiatria o ricoveri d'urgenza in pronto soccorso, disordini comportamentali, problemi sociali, dobbiamo farci un po' un'analisi onesta su cosa non abbiamo fatto prima.